Per il Pescara Palena è diventata una seconda casa, anche quest'anno il ritiro nel vostro centro, una grande soddisfazione. Certamente, una bellissima soddisfazione, è il quinto anno che il Pescara sceglie Palena, Palena accoglie il Pescara, i risultati si vedono, i ragazzi stanno bene, il campo è in ottime condizioni, ci siamo arricchiti di una bella struttura, una palestra che permette a loro di stare al fresco e di fare tutte quelle lavorazioni per prepararsi al meglio per un prossimo campionato di Serie B, speriamo veramente all'altezza. Avevate avuto richieste anche da altre società per poter venire a svolgere il ritiro precampionato qui a Palena, questo proprio a testimonianza delle migliorie che sono state apportate, che sono state apprezzate da diverse società calcistiche? Beh, sicuramente, come avevo avuto modo di dire più di una volta, non abbiamo nulla da invidiare al Trentino e ad altre regioni. Noi abbiamo questa fortuna di avere questo campo in erba naturale, abbiamo il fiume a fianco, abbiamo questa bella struttura, ma soprattutto abbiamo avuto tante richieste, tant'è vero che già da marzo col Presidente eravamo d'accordo, ma solo per una settimana di ritiro. Poi il problema di Lucoli ha fatto sì che il ritiro fosse protratto per 2 settimane. Abbiamo richieste fino, e l'utilizzo più che richieste del campo, fino al 13 settembre. Dopo il Pescara arriverà l'Audace Cerignola. Dopo l'Audace Cerignola ci sarà una settimana di riposo al campo, poi ci sarà una squadra di Chieti e poi avremo 2 squadre di Roma. Come vede, diciamo, l'investimento sta dando i frutti che ci si auspicava. Sindaco di Palena, farà il tifo per il Pescara anche e ancora di più per la prossima stagione, sperando di portare fortuna, come aveva detto prima. Beh, io l'anno scorso ho avuto la fortuna di vedere la partita con Lecce, il Pescara ha giocato veramente alla grande, come ho sempre detto più di una volta, sono un grandissimo tifoso di calcio e del Pescara. E sì, quest'anno vedo dei miglioramenti, vedo tutti i ragazzi giovani con qualche chioccia che sicuramente gli sa dare l'input necessario per fare quel salto di categoria di cui una città come Pescara merita.